19 maggio apriamo la Monet con il primo avvenimento fantastico, un Robert Pruitt col suo flea market, quindi un mercato delle pulci a Parigi, nel cuore, a Saint-Germain, e dalle 4 del pomeriggio fino alla notte per la Nuit des Musées. In effetti partecipiamo, però partecipiamo con questo, con Rob che viene accompagnato da 50 artisti che vivono a Parigi o che sono di passaggio a Parigi, che vengono a vendere, non so, i loro servizi, tipo un vestito piuttosto che cucinare. Ci sono un artista che farà del pollo bio, un altro che farà un barbecue, un altro artista che taglierà i capelli, quindi abbiamo artisti come Angeleccia o Didier Courbeau o Yona Friedman, François Courlet, che partecipano con Robert Pruitt, quindi è fantastico. Li ha invitati lui oppure hai collaborato anche te a invitarli? No, lui fa lui crea, ha creato il progetto per la Monet specifica, ha già fatto ad esempio la Tate, l'ha creato con un indirizzo più vicino alla Monet, e poi ha scelto, abbiamo fatto una scelta su 200 artisti che potevano essere a Parigi il 19 maggio, e poi ha fatto la scelta finale, è lui che invia le lettere e lui che inizia i rapporti con loro. E poi per la Monet ha creato un gettone, che è una moneta, che è la prima moneta dell'artista contemporaneo che la Monet a Parigi ha disegnato, ed è bellissimo perché è un piccolo panda con un cappellino, quindi sì, subito vedi che è Robert Pruitt. Si richiama alla vecchia attività che c'era in quegli spazi. All'attuale attività, perché la Monet vive di... cioè siamo una grande fabbrica, una storica e contemporanea attività che, visto che battiamo l'euro. Senti, invece per quanto riguarda gli spazi veri dell'apertura, oltre a questo antipasto di maggio 2012, quando poi sono previsti e come saranno gli spazi che partecipiamo sui alla quali... Nuit Blanche, Nuit Blanche, dove mostreremo il cantiere, perché adesso siamo completamente in cantiere. Per la Nuit Blanche ad ottobre saremo ancora più in cantiere, quindi un artista interverrà su questo spazio che è grande, la Monet è enorme, è una piccola città vicino, di fronte al Louvre. E poi apriamo una prima parte del palazzo febbraio 2013 e tutte le sale di esposizione, cioè l'ala del palazzo XVIII secolo, è in aprile. E quanto spazio avrai a disposizione per i tuoi progetti? 1000 metri quadrati all'interno, nell'ala del palazzo, e poi quando la Monet sarà completamente aperta abbiamo un ettaro di città sulla Senna, con i cortili en plein air.